Dopo l'alluvione, la macchina dei soccorsi è ancora operativa a Livorno, ma il tempo delle polemiche si è già aperto. Di nuovo si torna a parlare di allerta mancati, di errori nella gestione dell'emergenza, di fiumi tombati. Dopo sei mesi di siccità, ora preoccupa l'arrivo della stagione di piogge e precipitazioni. Il rischio idrogeologico è reale per tutto il territorio, da nord a sud. Per il ministro dell'Ambiente Galletti, tra le azioni che rafforzerebbero il sistema, la creazione di un centro meteo nazionale con linee guida generali, perché la meteorologia è affidata alle regioni e questo è un errore, afferma, un errore grave. Intanto però per frane ed alluvioni l'Italia si scopre fragile e cementificata. Per mettere in sicurezza le aree metropolitane dopo le inondazioni a Genova e Olbia sono stati stanziati 650 milioni di euro, ma si è speso finora meno del 18% della cifra. Troppo lenta la burocrazia, perizie, documentazioni e espropri rallentano i tempi per avviare le gare. Ma i costi poi sono enormi, soprattutto in termini di vite umane. A Livorno è lutto cittadino fino ai funerali delle vittime, una giovane e la famiglia Ramacciotti, nonno, babbo, mamma e il piccolo Filippo, morti in casa loro, travolti dalla furia del Rio Maggiore, fiume tombato. Dichiarato lo stato di emergenza, l'amministrazione labronica denuncia 1 miliardo di danni. Nel capoluogo sabato c'era la festa dell'uva e solo la fuga per la pioggia battente ha evitato una strage. Nessuno, dicono i residenti, li aveva avvisati.